Perché contro le banche? Beh, contro le banche perché siamo oramai dal 1971 schiavi delle banche. Lei pensa che il governo Monti... È una troiata assoluta, io l'ho denunciato per usurpazione di diritto, sì, per alto tradimento. Napolitano, il signor Mario Monti... A lei ha denunciato Napolitano? Io e altri amici che sono anche qui abbiamo denunciato per alto tradimento. Il capo dello Stato? Certo, assolutamente sì, mi auguro che mi porti in processo. Finalmente il pubblico, la cittadinanza potrà sapere che cazzo hanno combinato questi signori infami che ci governano ormai da oltre 30 anni. Tutti i presidenti della Repubblica, tutti i presidenti del Consiglio dei Ministri, sono tutti al soldo del signor Goldman Sachs, Rockefeller, Rothschild e così via. Complotto globale? Assolutamente sì. Se venisse creato un partito contro le banche... L'abbiamo già fondato, eccolo. Ci sono circa 3 milioni di pignoramenti e di sequestri di abitazioni, di imprese, di aziende agricole e quant'altro. E quindi ci sono almeno 10 milioni di potenziali elettori. 10 milioni? Sì, almeno.